tutti perché conoscevo solo Alessandro, la signora Elena l'ho conosciuta una sera e mi era piaciuta tanto. La signora qui, Clara, l'ho conosciuta su internet sapendo della sua storia. Quello che mi è piaciuto tanto è che lei, prima di dire l'Ave Maria, ho letto, aveva pregato per questa cosa, cioè se era giusto o non era giusto. E questo è quello che mi ha colpito tanto. La signora non la conosco, però penso che c'è un filo rosso che unisce tutti quanti, che è l'amore per Dio e l'amore per gli altri. Quindi se voi state facendo questo, sicuramente per questo motivo. E niente, apposta vi ho chiamato qui per testimoniare gli altri, perché se la gente vi conoscesse, io penso che questo amore si diffonderebbe di più. Però ecco, facciamo quello che possiamo fare. Se ognuno di noi contattasse 10 persone e così via, io penso che tutti vi conoscerebbero. E allora, quello che adesso io vi chiedo, perché tutti abbiamo capito il vostro amore per Dio e qui non ci piove proprio. Per quanto riguarda gli altri punti del popolo della famiglia, ecco, non so se Alessandro ci vuole spiegare. Sì, esatto. No, i punti sono innanzitutto, che sono i principi proprio inderogabili, sono il discorso noi dentro, all'interno del Parlamento, con il famoso 3%, l'abolizione della legge Cirinnà, l'abolizione del biotestamento, 1000 euro per le mamme che decideranno nei primi 3 anni di stare a casa con la propria bambina. Io ho mia moglie che ha sofferto tanto, si è messa anche in aspettativa 1 anno per stare con la bambina, quindi poi torna dal lavoro, quindi 1000 euro per le mamme che vorranno stare a casa con la bambina, con i propri figli. Poi la lotta alla corruzione, che cos'è la corruzione se non la tentazione del male? È la corruzione che, lo dice anche la Corte dei Conti, è endemica, sistemica, generalizzata e pervasiva nel nostro paese. Quelle risorse che vengono spostate nell'egoismo, negli sprechi, nei privilegi e poi vengono tolte alla sanità, hanno fatto tali disabili. Una signora è morta, purtroppo è andata in cielo 2 settimane fa perché gli hanno rinviato più volte la visita cardiaca e poi purtroppo è un infarto. Cioè lo viviamo tutti i giorni, questa corruzione che poi non ovviamente interviene nella scarsità dei servizi, no? Che viviamo tutti noi cittadini. Quindi abbiamo detto il discorso anche dell'aborto, se potessimo andare domani la legge la cancelleremo. Ovviamente c'è una legge, però saremo per la vita, perché oggi un giovane può prendere e abortire con quella famosa pillola che adesso neanche si prescrive più. E vi dico questo, un piccolo preambolo, la famosa pillola abortiva che prima era prevista la prescrizione al medico è stata cancellata nel 2015 dal dottor Pecorelli, l'allora presidente dell'AIFA. Dalla sera alla mattina ha cancellato la prescrizione medica, quindi si è decuplicata, mi pare da 7.000 a 170.000 pillole si è passate a dare un milione e 200.000 pillole, per dirvi. Per il professor Pecorelli è lo stesso che ha scritto la legge dell'imposizione vaccinale nel 2014 e nel 2015, ha fatto anche il discorso della pillola. Il professor Pecorelli è quello che poi a novembre 2015 si è dimesso perché hanno scoperto che aveva un'associazione finanziata, che lui presiedeva, finanziata dalle case farmaceutiche. Cioè, ci rendiamo conto dov'è l'origine del male? Purtroppo questa è la situazione in cui oggi ci troviamo, in una politica necrofila, non in una politica per la vita, per la salute, no, per la sofferenza, per la morte. I disabili, quella disabile che purtroppo si è fatta togliere la vita in Sardegna, noi abbiamo Cristiana Di Stefano che è di Macerata, che è disabile, ha detto certo mi tolgono i servizi, mi tolgono i fondi, mi fanno sentire un per di più in questa società, è ovvio che ti viene la voglia di dire che ci sto a fare, sono uno scarto. E invece Cristiana, grazie a Dio, lotta con noi, non è potuta venire questa sera perché i sabato e la domenica i disabili stanno benissimo, non hanno diritto all'assistenza, ma vi rendete conto? Con tutti gli sprechi e privilegi che ci sono in questo paese, che c'è da tagliare ed intervenire a favore dei disabili, dei più deboli, della sanità. Quindi questo è il popolo della famiglia. Quindi il programma, penso l'avete letto tutti, abbiamo anche comunque qui diversi volantini con tutto il programma, è un programma per la vita che interviene nell'ambito di difesa della famiglia, nell'ambito di difesa dei più deboli, nell'ambito del contrasto alla corruzione. E lo può fare soltanto persone che sono moralmente oneste. Noi tutti abbiamo con Ombretta, ci siamo conosciuti con Ombretta, lei dirigente scolastica che rischia tutti i giorni il posto. Ombretta ha accettato i bambini quando Lorenzin diceva di cacciarli i bambini dalla scuola materna che non portavano il libretto vaccinale.
abbiamo studiato le leggi, abbiamo cercato, ecco, il cavillo per poter cercare, per non cacciare i bambini. Da 70 anni non vengono cacciati i bambini ebrei, lei conosce bene. Del 1928, dalle leggi razziali, che un bambino non viene cacciato da una scuola dell'infanzia. Sì. Questa è la cosa più aberrante che hanno, sì, potuto fare. Veramente, perché cacciare e escludere i bambini dalla scuola dell'infanzia è una cosa aberrante. Significa essere razzisti. Ma noi stiamo tornando al razzismo, e attenzione, perché al di là di tutte le cose che si sono dette, la cosa più sconcertante è proprio quello che sta avvenendo, che è un processo di resificazione, cioè ridurre l'umanità a oggetto. Nel momento in cui l'uomo diventa oggetto, noi possiamo andare incontro a qualsiasi cosa. Noi siamo arrivati alle persecuzioni razziali degli ebrei perché l'ebreo veniva considerato un oggetto. Attenzione che i futuri oggetti saranno i cristiani, perché ci stanno veramente annientando, perché nel momento in cui vanno a minare tutti i valori, valori che sono quelli relativi alla vita e promuovono quella che è una politica della morte, in tutti i sensi, parlo anche dei gender delle scuole, perché quello è una cosa sconcertante, perché l'uomo, il bambino deve scegliere se essere maschio o se essere femmina. Ma vi rendete conto, se sembra una cosa che non ha né cielo né terra, ma esiste. Contro la natura come l'ha fatto. Tu devi scegliere se essere maschio o se essere femmina. E poi naturalmente tutta l'educazione sessuale propinata nelle scuole con le storie di due uomini che si amano. E poi poverini non hanno l'utero, e dove vanno a cercarlo? Vanno a cercarlo da una donna che gli fornisce il proprio utero per amore. Ma mica dicono che al di là di questo ci stanno ragazze statunitensi e banche di ovociti, e queste ragazze che per 100.000 dollari danno il proprio ovocita rischiando la sterilità dopo un bombardamento ormonale di 7-8 mesi? Mica dicono che poi quell'ovocita passa ai paesi poveri del terzo mondo, tipo le ragazzine indiane, che diventano praticamente macchine riproduttive? E queste ragazzine indiane distese su questi lettini aspettano per 9 mesi di partorire questo bambino che non sarà mai loro. Così è fatto, vendono. Esatto. Sì, esatto. Mica dicono che... Non raccontiamo favole, sono realtà. Non sono favole. Allora, il rischio qual è? Il rischio è altissimo. Noi stiamo perdendo la nostra umanità, e perdendo la nostra umanità perdiamo la nostra anima cristiana. E perdendo la nostra anima cristiana noi siamo finiti come esseri umani, veramente. E questo è più grave addirittura. Io come preside vivo famiglie che tutti i giorni vengono da me a chiedere economicamente sostegno a livello economico. Io a queste famiglie rispondo in questa maniera, cerco di sostenerle tutto, anche andare ai servizi sociali, li accompagno, cerco di vedere come poter far mangiare i bambini la mensa. Sono arrivata al punto che dico alle insegnanti: nascondete questi bambini quando mangiano, non fate vedere che mangiano. Poi la cooperativa viene da me, la cooperativa del comune che fornisce la mensa, e mi fa: preside, adesso stai esagerando, non siamo Lourdes, alla fine chiudiamo pure noi, perché sono tanti bambini che facciamo mangiare gratis, no? E ci sono delle Scusi, situazioni. Ma le famiglie sono italiane oppure? Ci sono anche bambini italiani. Anche bambini italiani. Tanti, le tanti. Le famiglie che stanno peggio in questo momento sono le famiglie italiane. Sì, perché? Sì. Perché le famiglie italiane sono quelle che poi non chiedono, hanno un maggior orgoglio, quindi difficilmente vengono a chiederti aiuto. Quando vengono è proprio perché vivono situazioni di esasperazione totale. Allora, questa è una crisi economica prorompente che naturalmente si accompagna per la famiglia anche a una profonda crisi valoriale. Sì. La famiglia la stanno distruggendo. La famiglia è una sola, è fatta da un padre e da una madre. Nel momento in cui distruggono questo valore, distruggono tutto. È la famiglia che sarà col coefficiente familiare, secondo il nostro programma, che sosterrà e sgraverà fiscalmente le famiglie, soprattutto più numerose sono, meno pagheranno le tasse e più avranno sostegno economico da parte dello Stato, ad essere il volano dell'economia. Perché una famiglia che sta bene è una famiglia, noi siamo tutte, abbiamo piccole e medie industrie in Italia, soprattutto nelle Marche. Se riparte la famiglia, riparte l'industria anche a conduzione familiare, riparte la vita, riparte l'economia. Ma questo anche i banchi, anche un tavolo lo capirebbe. Loro non è che non lo sanno, ma non gli interessa. No, non gli interessa. La logica del profitto
e della corruzione che ormai è pervasiva ed è ormai impiantata, radicata e tutt'uno con il potere, è qualcosa da sradicare, difficile da sradicare. Però io mi sono detta, io sono madre di 3 figli e io il 3° figlio l'ho fatto, si chiama Francesco, con tutto l'amore possibile, ne avrei fatto anche un 4° anche un 5° ma mi sono dovuta fermare per motivi di salute. E io dico sempre, o mi guardo allo specchio e dico, Ombretta, stai facendo qualcosa per i tuoi figli e vai avanti, oppure non riesco più a guardarmi allo specchio la mattina, perché veramente siamo in un momento in cui scendiamo in campo, dobbiamo scendere in campo assolutamente se vogliamo salvare la nostra Italia, ed è bella la nostra Italia, un'Italia che potrebbe essere un'Italia ecosostenibile, con tante energie rinnovabili, con agriturismi, perché noi siamo un teatro proprio, abbiamo degli scenari a livello architettonico, a livello musei a cielo aperto, e possiamo essere il giardino dell'Europa, ma il giardino del mondo. Se noi comprendiamo questo, usiamo le energie rinnovabili, ne abbiamo tante, dal sole alle energie geotermiche, alle energie eliocentriche e quant'altro, quindi tutte le energie alternative, noi diventiamo una potenza, ma la potenza veramente a livello turistico, a livello... questo deve comprendere l'Italia. Grazie cara. Scusate, non volevo parlare. Guarda, no, è fatto bene, per dirne un altro, no, perché ovviamente purtroppo non abbiamo un organo informativo, noi paghiamo la RAI per essere presi in giro, infatti sto cercando di convincere mia moglie a buttare il televisore, ma perché no? Perché vi dico questa, che abbiamo avuto in Ombretta, è andato anche l'incontro alla CNA. La CNA sta morendo, Ombretta, la CNA sta morendo perché le piccole e medie imprese che sono a conduzione familiare stanno morendo. Ma la nostra classe politica sta facendo di tutto per farle morire, perché senti questa, non la c'è, senti questa. Nel 2000, all'inizio del 2014 la comunità europea, l'Unione Europea, io ho il documento, l'ho mandato anche ad Ombretta, un documento ufficiale, ha fatto una direttiva che praticamente dice, questa direttiva, per chi ha una piccola attività l'avrà anche usufruito, il beneficio de minimis. Cos'è? Un beneficio che le piccole ditte e imprese familiari hanno, fino a 30.000 euro pagano il 5% di tasse, no? Hanno questo beneficio fiscale. Bene, l'Europa, la cattiva Europa che ci drena il sangue, che ci vuole male, ha detto, elevate questo beneficio de minimis da 30.000 euro a 65.000 euro, vi diamo la deroga. Quanti giovani, quanti papà disoccupati, quante persone si sarebbe potuto lanciare se fosse stata presa questa deroga europea? Sapete cosa ha detto Renzi? No, non ci sono i soldi. È una vergogna, però la Banca Monte dei Paschi, 6-8 mesi dopo, i soldi sono usciti. Però per aiutare tutti i disoccupati, le imprese italiane, le imprese familiari, ha detto no, non ci sono i soldi. Mica le televisioni hanno parlato di questa roba. È una vergogna quella che sta succedendo, purtroppo mi duole dirlo, perché io in genere sono sempre positivo, sono sempre proattivo, cioè siamo in una situazione che rischiamo di finire in un bardo, ma perché? Perché comunque c'è una volontà, se vedete questa inchiesta Millennium, qui hanno provato a corrompere i nostri politici candidati travestendosi da lobbisti, hanno detto subito sì, dateci i soldi che sosteniamo le vostre iniziative. Quindi c'è, per come le leggo io, l'ho vista io, c'è una volontà anche con la Bolkestein di far chiudere gli stabilimenti a conduzione familiare per darla ai potentati economici internazionali. Quello è il discorso. E noi questo dobbiamo frenare. Vedete che anche le nostre opere d'arte più grandi le stanno passando all'estero. Ci stanno spogliando di tutte le nostre grandezze del passato. Stanno vendendo il passato e il presente, e purtroppo in una forma così dittatoriale che non c'è possibile difenderci. L'angoscia mia era quella che mi risentivo sotto una dittatura spietata, per cui parlare voleva dire subito essere messa fuori e nell'impossibilità di riparlare. Però per le associazioni culturali dell'Emilia, per quelli ci sono, quelli che fanno degli spettacoli blasfemi, ci stanno. Bravo, sono soldi nostri, Ecco perché dico che è satanica. Ecco perché dico che è satanica. Ha fatto un'ottima analisi che ha scritto. Non è blu. Sì, Linofi l'ha detto, la prima cosa, finanziamento all'URA. Sempre dei complottisti.
Non vi portiamo cose cantate per aria. A proposito della dittatura. Scusate, posso sentire? Volevo parlare perché volevo dire alcune cose. Intanto ringraziare di essere qui presente, ringraziare Elena. Mi fa piacere conoscere la professoressa che ha detto quella. Ha provocato. Io sono stato uno dei primi a Facebook a difenderla, ne ho prese di botte, però anche la Madonna ci ha aiutato. L'ultima parola è rimasta a me. No, dicevo questo, che tutto ciò è già scritto, perché il piano Calergi, che noi siamo dei complottisti, nel 1940 questo Calergi già aveva previsto tutto questo. Aveva previsto la massoneria, la grande finanza, non è economia, è finanza, e il meticciato. Ci stanno sostituendo gli italiani con i meticci, prendiamo le persone africane, bengalesi, quale le paghiamo 4 soldi, li facciamo accoppiare qui, di modo che perdiamo l'identità italiana. Allora, un abolino che dall'84 ha fatto passare, purtroppo anche con le leggi, con alcuni parlamentari cristiani, la legge sull'aborto, no, cristiani, per, siamo cristiani, sì, purtroppo erano anche i falsi cristiani, perché ce ne sono tanti, ce ne sono tanti dei falsi cristiani con la DC, e guarda uno Casini che ha subito col PD, quindi, o Lupi che faceva parte del Family Day, poi ci si vende, purtroppo ci si vende, e spero che questo, invece questo momento non si vende, e la Bonino che ha il coraggio di dire abbiamo bisogno di importare materiale umano, non qua, però, quando 8 milioni di italiani non sono nati, questi praticamente avrebbero lavorato e forse pagato le pensioni, forse non ci sarebbero trovato con 400.000 persone, 700.000 persone morte quest'anno. Quindi qui stiamo parlando che noi purtroppo siamo un paese che non abbiamo più la nostra sovranità, stiamo perdendo anche la nostra identità di italiani, la nostra identità di cristiani, perché la società, la nostra cultura viene da Cristo, siamo, tutto quello che noi siamo è perché il cattolicesimo, il cristianesimo ci ha portato a questo. Se non abbiamo capito questo, dobbiamo lottare per questo, e quindi non c'è i complottisti, le scie chimiche, i vaccini che il professor Montagnari ha molto ben evidenziato, uno dei primi laboratori a livello europeo dove parla che ci sono l'inquinamento, ma lasciando stare questo, io faccio il medico, io so quello che sta succedendo, c'è dietro una speculazione economica, i vaccini per i gatti sono puliti. E questa è la sicurezza. I vaccini per i gatti sono puliti. Dentro la televisione, quindi a tutta la popolazione. Le scie chimiche sono scie di condensazione, ragazzi. Alla fine ci facciamo i vaccini dei gatti. Gli Stati Uniti e dicono più questo, sanno che cosa c'è dentro, capito? Gli ONG stiamo bussando praticamente i riservanti per farli. Dobbiamo prendere i segni praticamente per far costruire, tirare su il grano. E la nostra agricoltura non sarà più, perché dove cade l'ONG non si può più produrre grano nostro. Quindi questo è complottismo, no, questo è dire la verità. È dire la verità. E poi parliamo anche dell'obiezione di coscienza. Io sono un medico, per fortuna che non sono un ginecologo, ma se ero un ginecologo mi sarei dovuto rimettere. Sono contento che i miei colleghi 80% sono obiettori di coscienza, ma quando si lavora in una struttura pubblica ti dicono anche tu sei assunto e hai il dovere di fare questo. Io ho fatto il giuramento di Ippocrate verso la vita. Io non posso uccidere una persona perché mi ha detto col datte io non voglio vivere. Ok, non vuoi vivere, stai a casa. Non venire in ospedale, non mettere a me, tu mi devi aiutare a morire. No, io non ti posso aiutare a morire, io ti posso soltanto aiutare a vivere o stare accanto a te a pregare e ad aiutare. O alleviarti le sofferenze. Certo. E spesso ci becchiamo le denunce. E questo che secondo me il popolo, la famiglia deve portare anche avanti, certo. L'obiezione di coscienza, sì, sì. Perché ci stanno facendo. Sì. Ma questo è il popolo, non che deve portare avanti, questo è il questo popolo. Questo è il nostro programma. Io, mia figlia, nelle sue condizioni, ha dovuto lasciare l'ambulatorio perché è richiamata 3 volte dalla sanità pubblica. Sapesse che livore che ho dentro. La nuova dittatura del pensiero, sì, dillo, sto fatto la dittatura. Dunque, no, io volevo dire,
una cosa importante è la richiesta di preghiere. Io mi sento di chiedervi veramente preghiere. E poi ecco una cosa, proprio rifacendomi a quello che diceva il dottore, che lo ringrazio veramente, perché se non lo so chi, il dottore lo prendiamo so dai nostri. Sì, sì, poi ci lascia il numero. Non so se è intervenuto dentro proprio attivamente. Lavoro nelle, sotto i punti. Sì, ci servono persone come lei, io lo assicuro, guarda. Allora, io siamo tutti impegnati, quindi anche... Questa è lui in scuola di Medjugorje, non mi risulta che ci sia un tesseramento, io non ho nessuna tessera, Io ho accettato di stare con loro per avere l'aiuto di poter gridare la verità e di poter gridare a quelle persone là che in un'altra occasione li ho trattati da ladri e da assassini, era il mio termine nel chiamarli e nell'evocarli, no? Di poter essere non più sola a dire la verità. Ho trovato questi fratelli, questi amici, questi figlioli, questi nipoti, ho detto: Signore, finalmente hai cessato di dormire sulla tua barca, perché se no la tua barca andava a fondo. Allora, aspettiamo anche questa analisi che ha fatto Clara sulla nuova dittatura. Adesso lo dico alla fine, però no, volevo di preghiere e poi mi accanto. È quello che volevo, sì, esatto. Allora, intanto la richiesta di preghiere, questo è fondamentale, perché dobbiamo... una cosa tutti insieme. Pregate, esatto, pregate, sì, ecco, io è quello... Io anni fa ho avuto un sogno, mi è apparsa la Madonna e mi ha detto di pregare tantissimo per l'Italia, ma questo si parla di 7-8 anni fa, che ancora non, in tempi non sospetti dell'Italia, che venisse fuori tutto questo macello, questo satanismo, veramente satanica questa cosa. E mi ha detto: Fabrizia, prega tanto per l'Italia. Io ho sempre creduto a questa cosa, a questo sogno fosse stato vero. E infatti adesso vedo che veramente ha voluto avvisare che c'era qualcosa che stava cambiando. Perciò se la preghiera si può fare in gruppo è sempre più efficace. E io anch'io sono stata a Medjugorje, anch'io ho una profonda fede. Sono molto contenta, penso che abbia davvero contenta di quello che dice, perché volevo aggiungere questo, che... quando io ho iniziato a ricevere tutti quei messaggi, no, di sostegno, ovviamente io ho risposto a tutti, mi ci è voluto più di un mese per rispondere a tutti, ma ho risposto a tutti e mi è venuto da dire molto. Io non so quello che sta succedendo, perché avevo la visione ovviamente di tutto, no? Invece chi mi scriveva aveva la visione di chi scrive per dare il sostegno. Quindi io vedo che la Madonna sta costruendo una grande rete d'amore. Io questa l'ho vista proprio chiaramente, perché da tutta Italia, da tutti i ceti, arrivavano appunto questo dire: forza, vai avanti, grazie. Ecco, questa è stata, no, la richiesta. Quindi ho visto che veramente, dico, Maria, la mia risposta quasi a tutti è stata questa. Io vedo che Maria sta costruendo una rete, siamo pronti per capire in che modo poi ci vorrà radunare. Ma questo tutti i credenti, anche quelli che oggi ci vengono contro, attenzione, perché comunque tutti i credenti... c'è qualcuno che magari la pensa diversamente, perché non tutti i credenti voteranno questo partito, mettiamocelo in testa, tutti, però io sono sicura che poi sarà Maria a portare avanti le fila di questo. E a proposito di quello che diceva il dottore, veramente che io lo ringrazio, dobbiamo stare attenti al nuovo totalitarismo. Allora, io anche in questo, no, mi sono ritrovata, pur non essendo una storica, una studiosa della Shoah, diciamo di questo argomento, mi sono ritrovata all'interno della rete universitaria per il giorno della memoria senza cercarmela, va bene, non me la sono andata a cercare io, è la rete che ha in qualche modo cercato me, adesso non sto a dirvi come, perché sarebbe troppo lungo, e quindi ho approfondito, sono da 5 anni che organizzo il giorno della memoria, l'università, corsi per i docenti,
su questa tematica, quindi ho potuto un po', come dire, ho avuto anche il là per approfondire ancora di più, no? Non solo come conoscenza generica, ma anche per approfondire quello che è la dittatura e il totalitarismo. Bene, noi abbiamo avuto due totalitarismi, diciamo, più importanti del XX secolo, no? Che è stato il nazismo e lo stalinismo. Questi sono quindi da parte nazista, nazifascista, e quella del comunismo di Stalin. E questi sono stati due totalitarismi che hanno, come dire, annientato l'uomo, hanno deciso chi doveva vivere e chi non doveva vivere, chi doveva essere un animale, una cosa, no? Quindi con tutto un processo che non vi sto a dire. Ebbene, questo è morto, sepolto, no? Come dire, perché? Esatto. Perché non esiste più, non c'è più fascismo. Oggi, chiusa la parola fascista, anche lì è un manipolatore di parole, perché oggi non esiste il fascismo. Il fascismo è stato tolto anche con la nostra Costituzione. Esiste ancora il comunismo. Ecco, esiste il comunismo, però adesso al di là di quello che è... No, io per... I comunisti che difendono i gay devono sapere che a Cuba gli omosessuali vengono messi in carcere. Ecco, dal regime comunista. Esatto. Quindi... Ecco, quello che volevo... sbagliato, però... Siccome i fascisti sono sempre quelli di destra, quelli, i cattivi quelli di destra, cioè il totalitarismo non ha colore. No, infatti, esatto. Ci vogliono addossare questa roba, ecco, qua, quando loro abbiamo dimostrato sulle piazze la violenza che c'è. Esatto. Questo è perché, esatto, proprio perché non ha colore. Quello che io vorrei veramente far presente, perché è importante quello che stiamo vivendo, che adesso il totalitarismo non ha più una struttura statale, burocratica, militare, tutto un apparato, no? Perché era così stato costituito. Oggi il totalitarismo è un tipo che si chiama di totalitarismo psichico. Ok? Totalitarismo psichico, ricordatevela questa parola, perché è stata usata per la prima volta da Giulietto Chiesa, da giornalista, e io ho avuto modo di approfondirlo grazie ad una mia studentessa che ha fatto la tesi con me, una linguista, voglio dire, no? Bravissima, una delle mie migliori allieve, che ha fatto una tesi di linguistica sulla neologia, adesso non importa che cosa, però dice, mi ha colpito questo neologismo, va bene? E quindi l'ho approfondito. Ebbene, allora io vi voglio dire che noi siamo nel pieno totalitarismo psichico, perché a tutto tondo è una specie di nuovo Zyklon B che viene iniettato non dalle camere a gas, ma all'interno dei nostri cervelli, facendoci credere che noi possiamo essere uomo, donna, non importa come ti svegli, facendoci credere che noi possiamo stare soli, non possiamo essere, la famiglia viene distrutta, quindi noi non abbiamo bisogno alla fine di una famiglia con padre, madre e una cellula forte che ci tenga, quindi va bene la solitudine, va bene perché? Perché quello che diceva appunto il dottore, cioè vogliono costruire persone fragili, deboli, che sanno dire solo sì per quelli che sono gli interessi economici, massonici, per dominare. Ecco, allora stiamo attenti, perché la Madonna ci chiede questo, il risveglio di una coscienza, il risveglio delle coscienze, cioè siamo coscienti di quello che ci viene propinato. E veramente con amore, questo è quello che dobbiamo far capire, ma non con le parole forti, attenzione, fratelli, stiamo attenti al modo in cui parliamo agli altri, perché se noi parliamo con un linguaggio violento, facciamo esattamente quello che loro vogliono, cioè quello che gli altri, come dire, gli stessi che ci attaccano vogliono. Perché il Signore usa la mitezza, usa la dolcezza, cioè se il nostro Maestro è Cristo, noi dobbiamo imitare Cristo, ma questo lo dico, non è una predica, voglio dire, no, cioè nel senso ogni cristiano sa che imitazione di Cristo, questo vuol dire essere cristiani, imitazione di Cristo, anche nelle parole, anche nel modo in cui si dà un messaggio, quindi stiamo attenti a non essere aggressivi. Perché l'aggressività poi ovviamente ci si rivolta contro, perché dice, vedi, tu sei cristiano, ma allora scusa, sei peggio di me se sei aggressivo.
Quindi anche in questo dobbiamo stare attenti. C'è una cosa che vorrei aggiungere a quello che diceva la professoressa, che oggi il potere è anche comunicativo, è la comunicazione, che alla comunicazione è il potere, perché poi ci stanno facendo passare delle cose da dire. A questo punto l'aggressività a volte viene perché non c'è la conoscenza, e quando non c'è la conoscenza perché ci danno dei messaggi sbagliati, perché è fatto così, è ovvio che se noi non ci informiamo o non siamo informati, o come dice non veniamo neanche accettati alla televisione per poter parlare dei nostri programmi, è ovvio che gli altri non sanno, e l'ipocrisia ce n'è tanta, perché ci attaccano sempre, sono gli ipocriti, e non avendo neanche la conoscenza, cioè conoscere le cose, perché questo dobbiamo imparare, conoscere, incominciare a conoscere le cose e poter rispondere pacatamente, perché sennò ci mandano dei messaggi che non puoi rispondere, perché dice guarda che guarda che Corriere della Sera, Repubblica, dice questo, ma non è vero. Quindi il nostro è il problema di conoscenza, che ci stanno levando anche il conoscere, perché detengono anche i media. E poi ricordiamo, viviamo nel mondo della fake news, stiamo attenti, cioè è tutto in un mondo di menzogna, quindi prego. Volevo dire due cose solamente, perché sennò rischiamo, a mio parere, di metterci sullo stesso piano. Due cose. Uno, San Paolo dice la nostra lotta non è contro le creature di carne ma contro gli spiriti delle terre. Quindi se voi avete sentito la conferenza che ha fatto Adi Norfi e avete notato la maniera amorevole con la quale ha guardato la giornalista di Repubblica, che era veramente posseduta dal spirito di Repubblica, con un'amorevolezza che un cristiano conosce e capisce. È la stessa che ho io una volta ogni 60 giorni col mio vicino, è uno di quelli che due anni fa ha smesso là, ci vorrà imparare qualcosa, gli ho imparato tutto, l'ho fatto diventare qualcuno del suo capo, io me ne voglio andare, e tutti i giorni mi sta 3 giorni lì, 3 ore, perché noi cristiani siamo una pazienza che non è quella umana, che quella umana finisce, quindi creatura di carne, attenzione, no, questi sono fratelli che, di cui, come diceva Elena, dovremmo avere misericordia. Secondo punto, non bisogna mai scordarsi che il Signore ha detto non prevalebunt, perché altrimenti se ci mettiamo solo nelle mani della questione umana ci abbiamo cose che altri fanno meglio di noi, mi spiego. Certo. Se tu vuoi sapere qual è lo specifico del cristianesimo nella storia, perché il Signore è il Signore anche della storia, lo vai a vedere il campo dello spirito. Il campo dello spirito significa che nei fatti storici in cui, cito solo la battaglia di Vienna, capire, in cui tecnicamente, economicamente, militarmente, eccetera, noi eravamo finiti, è successo quello. Volevo parlare di Giovanna d'Arco, perché stamattina parlavo con un contadino ricco, contadino in senso negativo, perché i contadini li invidio, e lui mi parlava del fatto che queste cose non possono accadere, che se, immagina tu una soldataia delle Fiandre che vedeva quella piccoletta di 14 anni e quella ha salvato l'Europa. Voglio dire, dobbiamo ricordarci, perché sennò c'è via l'aggressività che mi piace a me sempre. Oppure scendiamo nelle trappole dei moralisti. Secondo me uno dei più grandi moralisti era Hitler, che ha fatto un sacco di morti, ma anche Stalin era un moralista. Il moralista è quello che dice bisogna. No. Il cristiano dice, signore, io questo sono. Anzi, sto dietro all'ultimo, perché se fossi penultimo, come faccio a salvare l'ultimo? E guarda caso, in coincidenza, chi gli sta all'ultimo posto? Gesù. Esatto. E tu stai là, dici, no, porca! Per il resto, se chiamo il 3%, lo Spirito Santo esiste. Ci ha rubato i manifesti, ci ha mandato la malattia a me. Scusate, ma io non posso far meno di questo. Ah, bisogna che prendete i saltini però, che poi che cosa.
scusa, ma ci va di già. Allora, sì, mi sentite. Prima di uscire, speriamo che prendete un qualche santino, perché così vi insegniamo come votare. C'è una signora che vuole parlare. Sì, sì, subito, secondo voi tecnico, perché gente non viene. Dovete dire di mettere la doccia, dove stanno i bambini? Solo questi stanno i bambini. Ci sono i passini, Vabbè, dai. Hai portati? Ma allora ci darà pure il passino. Ci sentiamo. Tu ce l'hai. Ascolta, auguri, signora. Lei è il nostro punto di diamante. Aspetta, non ce l'ha nessuno. Ascolta. Ah, dottor Bellini. Visto che sei un medico, fermati un attimo. Vorrei dirvi un'esperienza che ci può rendere, che ci può essere utile a tutti. Io ogni tanto sento parlare dei gay e a me si stringe il cuore. Perché? Perché sono venuta a conoscenza di questo problema tante decine di anni fa. Come vi ho detto, sono stata subito nel mondo sociale come volontaria, allora al tempo di medici ho preso il diploma proprio di assistente sociale e sanitaria per essere volontaria e poter avere la libertà di entrare in ogni ambiente, anche nei sanatori dove non si poteva entrare. Con quel diploma ho potuto entrare. Allora sono venuta a conoscenza anche di questo problema che è antico quanto alla storia dell'uomo e mi fa male perché conosco la terribile sofferenza di tante creature che si trovano diverse, non per volontà né per come viene detto per una scelta loro, adesso la vogliono fare che sia una scelta del personale eccetera col gender, ma fino ad oggi, no? O perlomeno fino a ieri prossimo, questo era il caso della natura, no? E ha portato fino a recente uno stato di sofferenza terribile negli individui che si trovavano con questa forma di diversità, ma soprattutto nelle famiglie. Soprattutto da parte dei genitori, dei papà, no? Sofferenza così atroce e dissidi interni alla famiglia che spesso venivano superati mettendo fuori di casa la creatura anomala, tra virgolette, per me è una parolaccia questa, per me la persona che si trova diversa, non volutamente, no? E magari anche dandogli un appartamentino, ma lontano da dove abitano loro e con sussidi, eccetera. Allora, vorrei dirvi, per la sofferenza che ho visto, le lacrime che ho visto in tante famiglie, di avere delicatezza a parlare di queste creature. E sapete perché? Perché ultimamente ho scoperto che grande causa di questo è sempre stato il dio denaro, cioè gli ormoni messi nella verdura e nella frutta per far nascere belle quelle fragole, che noi avevamo le fragolette, adesso abbiamo i fragoloni, belle i pomodori, belle le mele lucide e grasse. E i nostri ragazzi e le nostre ragazze perdono la virilità e la cosa del potere. Io chiedo solo, siccome purtroppo in ogni volta sento che si porta con asprezza, quasi con offesa
a quella persona. Sono pochi quelli che sono, io dico, forse portati avanti ad essere tali, a essere non normali volutamente e a essere delle persone non giuste moralmente, delinquenti, o sono normalmente creature provate da un dolore atroce. È la più energica di tutti. Io sono sulla breccia. Io non so come ringraziare la signora, come ringraziare tutti. Io mi trovo qua coinvolta sotto tutte le vesti, come maestra, come mamma, come nonna, come donna, come moglie, come figlia, come catechista. Quando capita una cosa, se viene evitato, io ci sto sempre. Grazie. E mi spiace di aver cominciato, io volevo 60 anni, di aver cominciato troppo tardi, perché prima dovevo... Non è mai troppo tardi, c'è una tante sei. È giovane. Ecco, e sopra viene ancora in tempo. E poi un'altra cosa, non ci classifichiamo soltanto come grandi cristiani. Io ho sempre agito a professionale e a politica. A politica, bravo. Oggi mi trovo dover aver accettato la candidatura, perché era l'unico modo di poter gridare la verità. Ero un pente che io vorrei dirle questo, mi unisco alla preghiera, perché 20 anni fa più o meno il Signore mi ha dato una sofferenza e una gioia, e da qui è nato un mio, per chi mi conosce, un cambiamento proprio interiore. Da questo cambiamento interiore poi è nata la terza figlia dopo tanti anni, considerate, eccetera, e grazie a chi me la portava io ho potuto incontrare con degli amici nuovi, persone nuove, quindi ho cominciato con le scuole, ho cominciato a vedere le cose e a parlare, tant'è vero che in una settimana, due, ma con la massima calma, perché prima proprio non ero più chiusa, ma poi la Madonna mi diceva che dovevo, Signore, mi diceva che dovevo parlare. Due amiche in una settimana mi hanno detto se ero diventata il testimone di Geova. Quindi sono questa, ma sono questa. Adesso quello che volevo agganciarmi, proprio la potenza della preghiera, solo questo a noi ci dà la forza e la capacità di poter andare avanti, perché sennò non ce la faremo. A scuola, io sono una maestra, i bambini mi adorano perché parlo di Gesù. Quando fanno una verità, ma che se importa? Tu sei Gesù vicino a sé, al catechismo non ci sono problemi, però se non ci facciamo forza con la preghiera, siamo fatti a forza. No, il giovane solo la preghiera ci può fare. E poi i giovani hanno bisogno di parole di vita. Alex, è finita sta cosa? Bisogna di parole di vita che vi diano speranza, che vi diano vita. Questo dobbiamo dare, questo. Risposte che siano di vita e di senso. Dobbiamo creare però sin da oggi una catena di vita. Noi abbiamo creato